Chissà quando arriva la pizza di Warren. Ah, la pizza è quasi pronta, però prima ti volevo chiedere una cosa. Ma com'è che non andiamo a Big City? Beh, è da un po' che effettivamente non ci andiamo, sarà 2 anni, 3. È tanto, ma non sarebbe meglio se ci tornassimo? Sì, ma che cosa vuoi che fare? Cioè, cosa vuoi fare lì? È una città morta. Possiamo provare... No, Ale, possiamo provare la macchina che mi hai regalato, che non ho ancora potuto avere l'occasione di provare, siccome c'era poco spazio, e quindi magari lì potremmo provare la macchina. Poi ti ricordi l'appartamento nostro e tante altre robe, quindi ci sarebbe un bel motivo per ritornare a Big City, ecco, potremmo dire. Sì, hai ragione. Allora, quando vuoi prepararti? Ok, vado a cucinare la pizza e ci vediamo. Oh cazzo, mi si è bruciata! Cos'hai detto? Ale, la pizza si è bruciata! No, si è bruciata la pizza! Vuoi un hamburger? Va bene, dai. Non sarà lo stesso sapore della pizza, ma va bene. Ok, allora. No. Quanto sono imbranato. Mannaggia. Ok. Ok. No, mentre ci guardiamo un po' di TV, ho messo un allarme che quando si è cotto a un buon punto, io posso capire se è pronto. Quindi, vabbè, guardiamoci un po' la TV. Ah, sento un suono, potresti andare a cucinare? Sì, vado. Ah, ok, il panino! Ok, aspetta. Aspetta, mangiamo in cucina, va. Aspetta, io devo farmelo anche per me, questo è per te. Questo è tuo, è tutto tuo. Ok, grazie. Ok. Allora, nel mentre io che cosa devo fare? Allora, qua, ok, perfetto, lo prendo, lo metto sulla padella. Adesso lo devo far girare a 360 gradi. Nel mentre, aspetta 10 minuti che si fa, eh. Ok, in teoria dovrebbe essere pronto. Adesso, okay, questo è il tuo. Sì, credo, e ora me lo posso gustare. Mangiamoci questi panini e poi cominciamo il viaggio. Hai ragione. Io sinceramente non ho molta fame, però io facciamo che lo lascio qui, dai. Che magari lo mangio quando torniamo. Quindi ora direi che possiamo andare, cioè siamo pronti, abbiamo mangiato almeno. Tu hai mangiato, io... Oddio, non tutto, perché c'era un po' troppo cibo. Vabbè, dai, andiamo, su. Andiamo. Oh, ecco qua. Guido io? Sì, dai, guida tu. Ah. Ok, dai, andiamo. Che bello. È proprio bello. Soprattutto è anche, beh, sì, rilassante, possiamo dire. Big City! Stiamo arrivando! Ma quant'è che non c'entravamo? Quindi 3 anni? A sì. Me sembra anche di più, eh. No, vabbè, che figata. Io me la ricordavo un poco più brutta, devo dire la verità, perché... ecco, era un poco voglia, invece ora è un po' più ricca, ecco. Devo dire che effettivamente è molto più bella, sì. Comunque questa città, cosa brutta è che il limite di velocità è pochissimo. Ti fanno la multa con niente praticamente. Sì, è vero, infatti okay, non puoi usare il turbo. Sì, cioè pure che provo ad usarlo, ho paura di prendere una multa, quindi meglio di no, dai. Però comunque è sempre, cioè rimane sempre bellissima. Comunque, devo dire la verità, prima era più piccola. L'hanno ristrutturata, no vabbè. Sì, scendiamo un attimo, perché prima di continuare il viaggio voglio vedere effettivamente che cosa hanno cambiato. Ok. Oh, un negozio! No, vabbè, ma qua c'avevo tutto, vendevo tutto, c'avevo tutte le robe! Cioè, io mi ricordo effettivamente che venivo in questo negozio a comprare roba da te. Ti va bene se vernici un attimo la macchina? Sì, fai pure. Ma tra l'altro, io mi ricordo che quello lì era il tuo appartamento. Vero, sì, era il mio. Infatti non vedo l'ora di tornarci, perché... era veramente molto bello. Ale, di che colore la vuoi? Allora, colore che direi sarebbe il nero. Però il nero in questa macchina non ci sta molto bene. Sì, in effetti. Metti un
blu, un blu chiaro. Vabbè, senti, metti la... Va bene, ti va bene così? Sì, sì, dai, devi dire che può andare bene. Vabbè, dai, che possiamo anche risalire e continuare il viaggio. C'è ragione. Ah, che bella questa città. E devo dire che effettivamente era un po' più buia, sporca questa città. Sì, l'hanno migliorata. Andiamo a farci un attimo a piedi. Poi continuiamo il nostro giro. Questo posto è stato fatto recentemente. Sì, andiamo. Andiamo? Ah, tra l'altro hanno messo una lampada. Ah. Sì. Bene. Mi piace. Oh cazzo! Torniamo indietro! Perché non dovremmo tornare indietro? Vabbè, è una luce rossa, quindi non possiamo... Se infatti, luci LED, magari un bambino ci gioca, cioè, non possiamo... Siamo fottuti! Come è apparso questo, può scomparire quello, no? Ok, allora andiamo a controllare. Ok? Direi Che quindi no. Vabbè, torniamo là, cioè, scusa! Senti, non voglio stare dentro a questa situazione ancora. Torniamo indietro, magari la barriera ora è sparita. Oh, hai ragione. E che cavolo. Ma porca vacca, no! Ma solo a me sembra più vicino? Se me lo fai notare, è molto più vicino di prima. Oh cazzo. Fammi controllare. Ecco, come pensavo. Quindi, secondo... No! Ma che fa? Poi alla fine ci schiaccia, no? È impossibile. No! E poi, se lo tocchiamo il portale ci teletrasporta. È questo che mi preoccupa. Appunto, poi tu c'è con la malattia, mi hai detto. Eh sì, e adesso come faccio? Come facciamo per di più? Anche se tu sei quello meno in pericolo in questo momento, perché... Io sono sempre in pericolo perché ho scoperto che anche io ho questa malattia. Ma io non mi sento malissimo, perdo anni di vita. Siamo messi tutti e due di merda in questo momento. Ecco, però più tu. Ma sì. Perché io perdo anni di vita e tu invece... E io invece potrei morire, cioè potrei morire in un istante. Io direi di farli avvicinare a noi, magari si sbattono tra di loro e... esplode. Cazzo ne so. Vabbè, andiamo, dai. Ma quanto cazzo è vicino? Proviamo a toccarlo e vediamo il portale di quanto si sposta. Ali, io mi giro ma tu non ti girare. Io provo. Ale, non ti girare. Perché? Ecco, il portale... Oh cazzo. Ecco, lo sapevo, ma dove siamo? E cosa sono sti cartelli? Ma... Ah, ecco, vuole riesci a vedermi e soprattutto a sentirmi? Dammi la mano, che ti aiuto ad alzarti. Vieni. Che cazzo sei? Porca puttana. Che cazzo è? Porca puttana. Aiuto. Ma chi è? Un mostro. Porca puttana, quanto è brutto. Porca... Levati. Via. Via. Via, vieni da me. Ti voglio vedere, brutto. Che schifoso. Siamo schifo, io. Che schifo. Prima volta in vita mia che vedo un demone. Che schifo, che schifo, che schifo. Oh, sono coglione, sono io. Vattene via. Non me ne frega un cazzo che la mia famiglia è morta. Vattene via. Cosa? Vattene via. Ma perché? Ma sono io, sono male. Di merda, non me ne frega un cazzo che lei è morto. Sì, mi frega, ma tu te ne devi andare via da qua. Ma di chi stai parlando? Ma me ne frega un cazzo della tua provocazione, vattene via subito! Ma non hai capito che sono Ale? Basta di parlare! La mia famiglia non la devi toccare e non la devi neanche pronunciare. Questo devi imparare, capito? Basta! Perché non ti ricordi di me? Sono io! Non me ne frega un cazzo che hai imprigionato Ale, adesso Ale io lo andrò a salvare. Ma non so, ma... Perché tu non ti devi permettere, non ti devi permettere. Ma io non ho imprigionato nessuno! Vattene via! Ma io non ho imprigionato nessuno e poi sono Ale. Vattene via, vattene via. Se non te ne vai via io ti uccido. Ma io uccido tante persone. Ma a me non me ne frega un cazzo, io voglio trovare Ale. E voglio che la mia famiglia sia viva. Tu non devi...
provare ad imprigionare Neadal. Devi toccare, non me le devi toccare. Hai capito? Ma tu chi pensi che io sia? Tu non ti permettere, non me... Non saranno mica gli effetti del teletrasporto. Pare. E basta. Cavolo, dopo tutte queste ore passate qui, non sembra esserci niente. Oddio, Ale. Oh, madonna, oh. Come ci sei finito qua? Ma non eri in prima... Porca puttana, tu non puoi capire che è successo. Allora, c'era un bastardo, un pezzo di merda che era qui, no? Era qui, che tipo ha detto che avevi imprigionato a te e alla mia famiglia, l'aveva uccisa e ha detto... Io veramente non riesco a capire questa cosa ancora, io se lo trovo lambendo lo ammazzo. Perché lui non si può permettere di fare queste cose, comunque sono okay, contento okay, che sia ok, qui. Ok. Tu hai visto qualcuno che è quello che ha ucciso la tua famiglia e che poi... Poi ha imprigionato me, che poi in realtà io sono sempre stato qui. Non è possibile, c'era uno al posto di te, ce n'era un altro, tu non c'eri. Secondo me tu non ti ricordi che ti ho imprigionato perché... Ah no, questo è mio nuovo. Tu eri sempre stato qua, non è vero, neanche per il cazzo c'era quel bastardo. Che mio, madonna, se lo sei pigliato. Allora... Facciamo che me ne parli meglio del viaggio. Nel senso, non capisco se sia stata un'allucinazione quella che hai visto di una persona che odiavi tanto, o se addirittura sono questi gli effetti che fanno a te del teletrasporto. Cazzo, può essere, perché ti ricordi quando eravamo nell'ospedale psichiatrico? Sì, e con quel completo tu non ti sei ricordato di me, tra l'altro. Secondo me quel completo ti ha fatto qualcos'altro. A parte che potrebbero anche essere gli effetti del teletrasporto che si mettono insieme, ma vorrei semplicemente uscire da qui, ok? E anche io. Oddio! Il cazzo cartello! C'è scritto la stessa cosa che è capitato a noi. Siamo svegliati in un posto ignoto dopo essersi stati teletrasportati. Cazzo! Cazzo. Cioè, questo sapeva tutto. Quel posto già tante altre persone. Ma quindi? C'era... Ma tutti gli altri eventi che ci sono stati quando siamo stati in quella... No. Questo è capitato ad altri. Perché ecco perché in Big City non c'eravamo andati più. E perché gli altri non... E perché era quasi desolata. Perché sono stati quasi tutti portati qua, evidentemente. Tramite quel... Hanno fatto la stessa cosa. Ma com'è possibile se i cittadini ci hanno... Io non riesco a capire. No. Oddio, aspetta. Cosa cavolo possiamo fare? E questo è come la vedo io. Che appunto sono i cittadini che... Ci mettono quel teletrasporto, ci mandano ovunque. Ma no, ma è impossibile. Stavolta è praticamente impossibile. Perché i cittadini non possono chiuderci le cose e non possono far cambiare il colore e non possono cambiare. Secondo me. Cioè, succede. Perché secondo me quel posto era maledetto. Perché in Big City hai visto che non c'era più nessuno. Perché? Perché non c'era più nessuno? Perché erano andati là a controllare. E gli è successo questo? È l'unica risposta che possiamo avere. Perché... Vabbè, senti. Possiamo andarcene via? Per favore. Sì, hai ragione, andiamo. Certo che questo è un corridoio lunghissimo. Questo mi sembra un po' un ospedale, però, Cazzo! Non è che siamo ritornati... Oddio! No, no, bro! Vieni un attimo! Sto pensando a una cosa! Ospedale psichiatrico, ospedale... Sempre ospedale. Possiamo andare, per favore, basta, non ce la faccio più. Andiamo. Sì, anch'io. Non mi interessa neanche più di cosa ci può succedere. C'è chi c'è la luce. Sì. Quindi potremmo spegnere le torce, ma non lo farò. No, non lo farò neanch'io. Non ha la maniglia. Siamo in un ospedale. Sbircia. Ok. Come lo scheletro. Oddio, è vero, però questo sembra essere... Un ospedale? Io ho molta paura. Anch'io. Anche perché è un posto abbastanza buio. Cioè, veramente molto buio. Oddio, c'è una foto. C'è una foto. Guarda! C'è una via d'uscita. Ah! Non è vero, non c'è più. Aspetta! Ma io lo riconosco il maschio! Eri Lai? Sì. Quello che combatteva in guerra. In guerra con noi, ti ricordi? Cavolo, è lui, è ovvio! Era un po' più giovane, ma è ovvio! No, mi sto inquietando troppo. Oh, mio notebook! Un notebook? Aspetta.
Controlla se è quello giusto di qui. A quanto pare non si può prendere, ma riesci a leggerlo? Sì, è lui. Sì, sì, è lui, è lui. Mi sembra troppo facile. L'unica via di uscita è la morte. E che cosa significa? Mi sa che l'unica via di uscita da questi portali è la morte. O da questo posto! È vero, perché il notebook l'abbiamo trovato da in questo posto, certo. Anche se l'avremmo trovato ovunque, sarebbe lo stesso significato. Non lo so, è che mi sembra troppo facile. Perché pochissimi giorni dopo l'abbiamo già trovato. C'è un cadavere, un altro. Oddio, aspetta, è vero. Questo sembra una mensa. E voglio vedere. C'è una birra. Allora, Ale, ti cucino? Io intanto mi bevo una birra. Perché Ale, sono super spaventato perché è buiissimo. Qua ci sono ancora delle cose che si devono lavare. Senti, andiamo via a spostare, cioè non c'è niente. Cavolo, c'è un cadavere. Era quello di prima. Sì, è vero. È Ma vero. Come coprirlo? Non credo serva a coprire un cadavere in mezzo a nulla. Dovrei. Ci penso io. Sì. Ah, hai portato una pistola? Sì, sì. Qui ho portato una pistola. Ok, caricala. Oh. Serve una chiave. Ma come? Quindi serve comunque una chiave pur avendo sparato il lucchetto. La pistola non serve a niente. Io l'avevo portata da casa per sicurezza. C'era un'altra stanza però che avevo visto prima. Sì, però io non ho paura, cioè, non è che ho paura del buio, ma non so che c'è uno zombie torso, che cazzo. Cioè, lo sai che sti posti non ti puoi fidare di nulla. Tra l'altro, qua c'è una sensazione che... Per esempio, si è spostato lo scheletro, perché prima era seduto dritto, ora ha mosso una gamba. Bro? Sì? Ti ricordi la porta di prima? È sparita! Bocca buttata, è vero! Sì? E come facciamo? L'unica via di mezzo è una è questo ascensore, però a quanto pare non funziona perché serve non c'è corrente. Uno storage, vediamo. Ah, lo sto. E allora? Forse andiamo. Qua troveremo qualcosa di interessante. Ok, sono. Una stanza distrutta. Allora, non sembra. Ah, un lucchetto! Dobbiamo trovare... Sai cosa dobbiamo trovare? Una chiave. Aspetta, una bottiglia di birra. Questa mi piace. Pure a me piace, ma io la vorrei... C'è uno zombie in piedi. Io queste cose non le vedo mai. Vabbè, caccia al cazzo, sono sempre dietro. È inutile. È inutile, è tutto inutile. Ce l'è scritto anche là, l'unica via di fuga è la morte. No, ma chi deve essere la chiave qui? Dobbiamo controllare dappertutto allora se vogliamo trovare questa chiave. Sì, è troppo buio però. Abbiamo come uniche fonti. Senti, io mi sono portato una cosa da casa. Non lo criticare, l'ho pieto da un gioco, ok? Ma è la torcia di Minecraft. Esatto. Sai che io sono un collezionista di queste cose. Perfetto, allora, più la mia torcia, più la tua, ci sarà molto. Aspetta, più... tieni. Oh, finalmente abbiamo un po' di luce, mamma mia. Mamma mia, veramente, non... Sì, sì. Aspetta, che... però preferisco prendere... Okay. No, che hai fatto? Ecco, questo è il problema. Do fuoco a tutto con questa... Non ti preoccupare. Appunto... No, ci faccio più luce, però. Sì, ma diamo fuoco alla roba. Se la non tocchiamo. Fa niente. Dobbiamo essere qui per andarcene via. E ce è ne vero. Dobbiamo andare via. E io vorrei anche distruggere questo posto, in realtà. Pure. Vieni da me. Oddio, bro. Ma sai che se trovo una chiave la uso qui? Perché lì c'è probabilmente il generatore per accendere la corrente. Hai ragione. L'unica stanza che devo ancora controllare bene è questa. Te l'ho detto, qua. Ale, bruciami questo. Perché? Brucialo. Oh! La chiave! Genius! La chiave! Ma quindi dovevamo controllare lì? Oh, cavolo, ma dovevamo controllare... Aspetta, ma quindi si possono aprire questi? Ok, io ce l'ho in mano la chiave. Allora andiamo a provare lì. Facciamo che la prendi tu la torcia, che tu sei più bravo a tenerla. Sì, ma mi è caduto. Allora, vediamo se qui si deve usare. No. Allora, per forza dall'altra parte. Ok, vedi? Oh, è aperta. Sì. Ah. Bello sto termine, ti piace? Sì. Però... Tutto il casino. Aspetta. Guarda che lo sapevo! No, lo sapevo anch'io.
Perfetto! Dai, era palese. Sai perché? Perché ti ricordi di Nova, no? Che una volta sì, ci aveva fatto... E lo sai perché? E lo sai perché? Ti ricordi quando nell'ufficio di Nova ci aveva aperto la porta muovendo sì, il coso? Sì, aveva aperto la porta muovendo quel quadro lì. Cavolo, quanto mi manca Nova. Vorrei tanto parlarci ancora. Sì, anch'io. Yahoo! Vai! Ti sì, do l'onore. Accendiamo! Wow! Sì! Sì! Vai, vai, vai! Possiamo finalmente... Voglio primerlo io! Mi dispiace, ho già no, premuto. Non ci abbiamo corretto. Com'è possibile? Ah no, ah, ok. Meno male. E se no mi incavolavo, eh. Sì! Io c'ho una pistola... Ah, che bello, posso vedere! Finalmente non c'ho oh, una finalmente! Vabbè, meno male che la nostra destinazione non era quella. Non sarà questo, dai. Sarà questo, dai. Sì, evviva. Yeah. Ed è di nuovo buio. Ed è di nuovo buio, no.